Buongiorno a tutti, oggi è mercoledì 4 settembre 2024. Fatti non foste a vivere come bruti, ma per seguire virtù e conoscenza. Queste parole immortali che Dante mette in bocca ad Ulisse nel 26° canto dell'Inferno riassumono alla perfezione la natura profonda del protagonista dell'Odissea. Un uomo capace di sfidare i rovesci riservatigli dagli dèi in nome del sacro obiettivo di tornare a casa, a coronamento di un viaggio estenuante pieno di insidie, che Ulisse affronta scevro da pregiudizi e con l'intelligenza tipica di chi fa del dubbio la propria stella polare. Ne scaturisce un percorso tortuoso che l'eroe sfrutta per temprare se stesso e migliorarsi costantemente, recependo tutti gli insegnamenti possibili dalla miriade di circostanze avverse in cui si imbatte di volta in volta. Sotto molti aspetti, Ulisse incarna i valori che in epoca antica hanno reso il Mediterraneo una culla di civiltà immortali e che oggi si trovano letteralmente sotto assedio alle nostre latitudini. Parliamo di tutto questo assieme a Valentina Ferranti, un'antropologa, insegnante e saggista, e autrice di numerosi volumi, tra cui Ritorno ad Antare, pubblicato da NP Edizioni nel 2021. Prima Roma, le origini e la luce del mito, scritto a quattro mani assieme a Giacomo Maria Prati e pubblicato da X Publishing nel 2022, e Odissea, la storia di tutte le storie, scritto a quattro mani assieme a Gianluca Marletta e pubblicato da X Publishing nel 2024. Valentina, grazie per la disponibilità. Grazie Giacomo, è un piacere essere qui e parlare appunto dell'Odissea. Già. Infatti, questo, proprio da questa angolatura che volevo affrontare il tema, perché il mio canale si occupa un po' di temi che potrebbero, di argomenti che potrebbero sembrare scollegati rispetto a questo, ma non credo che sia il caso. Perché Ulisse è proprio come dicevo, rappresenta il personaggio, l'uomo che incarna un po' i valori classici che hanno reso la Grecia e il Mediterraneo in generale, per un certo periodo, potremmo dire, l'ombelico del mondo. Eh beh, Tu cosa sì, ne pensi? non c'è nulla di più attuale dell'Odissea e della storia dei miti, no? I miti fondano la realtà delle cose che noi viviamo e quindi fondano anche la direzione del nostro mondo attuale, che ha scordato appunto proprio quei miti così importanti e così fondanti. Perché dico fondanti? Perché noi ci basiamo su quelle antiche storie sacre, dove per sacro intendo ciò che è separato dal mondo profano, orizzontale, mentre sacro è ciò che, a cui l'uomo dovrebbe tendere. Per verticalizzare il proprio essere, per avere uno sguardo verso il cielo, che riguarda sia appunto un dialogo costante con il mondo divino, ma anche un proprio percorso personale. E questo ovviamente nell'Odissea è talmente chiaro che quasi è inutile spiegarlo, ma dobbiamo riparlarne e rispiegarlo perché pare che questo Occidente abbia perso la rotta e si sia imbastardito. E non senta più quell'antico eco, quel meraviglioso, luminoso eco dei miti e degli eroi che hanno fatto il nostro DNA culturale. Parrebbe che anche il nostro DNA culturale si sia sgretolato. Quindi non c'è nulla di più attuale che parlare di miti antichi, così come si può parlare del mito di Enea, ovviamente, e così come si dovrebbe sempre continuare a parlare delle antiche storie sacre che sono, io le definisco anche sentieri luminosi nel buio della nostra contemporaneità, in questo mondo postmoderno che è in assoluto degrado, come tu ben hai detto, e come ricordiamo spesso anche nelle dirette, nei dialoghi pubblici che abbiamo, cioè che teniamo. Quindi è un'occasione importante. Indubbiamente, socraticamente Ulisse sembra colui che sa di non sapere e affronta un po' il mondo con gli occhi di chi ha tutto da imparare. Quindi osserva con un'estrema attenzione popoli, mondi diversi, creature fantastiche che non aveva mai visto prima e diciamo, gestisce situazioni apparentemente senza via d'uscita con diciamo, la scaltrezza e l'astuzia tipica di chi comunque ne ha vissute tante. Quindi fa di necessità virtù. Sempre però arricchendo il proprio bagaglio, stando sempre attento di trarre insegnamento da ciò che vede. A me pare di vedere che l'Occidente in cui viviamo si arroghi il diritto, la titolarità, insomma, il rispetto di alcuni valori che sarebbero nostro esclusivo d'appannaggio e si propone al resto del mondo come unico faro di civiltà in un mondo di barbari. Il discorso di Borrell, no? Ricordiamo, l'Europa è un giardino insidiato dalla giungla. Ulisse non la vedeva esattamente così, non ti pare?
Assolutamente no. Innanzitutto tendo subito a sottolineare che questo Occidente è molle ma anche molto presuntuoso, quindi ha due caratteristiche pessime che unite sono una bomba a mano, e quindi non impara più da esempi importanti e soprattutto si sta rotolando su se stesso in una fine che probabilmente, insomma, è abbastanza evidente agli occhi di tutti come un fallimento proprio del mondo postmoderno e occidentale. Diciamo che questo paragone, no, con la storia antica, con il mito e con la modernità cazza perfettamente. Perché dico questo? Perché noi possiamo ancora, ma anche le giovani generazioni, trarre esempio da quelli che erano questi personaggi straordinari che, come tu hai detto prima, affrontavano il rischio di mondi straordinari o ordinari, sempre con un piglio di coraggio, di avventura e anche di astuzia, ovviamente, perché poi l'uomo che sa stare al mondo, tra virgolette, è anche un uomo astuto che cerca di trarre insegnamento da quello che il destino gli pone dinanzi, ma cerca anche di imparare, di riuscire a conoscere, di comprendere, perché la conoscenza è anche uno degli aspetti più importanti di Ulisse. Ma Ulisse chi è, se non il simbolo di ogni uomo, di ogni creatura che accetta la vita, che accetta di vivere la vita come una grande avventura? Anche il mare è un elemento simbolico. Il mare è la vita stessa, con tutte le sue insidie, tutte le sue rive, tutti i suoi falsi incontri, tutte le sue prigioni, e l'opera dell'Odissea è straordinaria proprio per questo, perché ci pone un esempio sempre eterno di come l'uomo dovrebbe affrontare il grande mistero, perché parliamo anche di mistero quando parliamo dell'avventura della vita umana. Gli uomini del mondo occidentale hanno completamente perso la rotta, perché vivono in un orizzonte privo di senso. Non c'è più un pensiero alto, non c'è un sogno che sappia di grandezza e di sapienza, ed ecco che anche lo sguardo verso i racconti del passato così straordinari si perde, ma si perde anche nelle scuole, perché c'è una banalizzazione di quel messaggio straordinario, e questo è un problema, perché dobbiamo semplicemente aiutare anche le nuove generazioni a riconnettersi con gli ideali eroici. Ma per ideali eroici non intendo nulla di stravagante o politico necessariamente. Per ideali eroici intendo l'uomo che, sapendo di essere nessuno, si scontra con i propri valori, si scontra con i propri ego inferiori e sceglie di accettare e di cadere, e come di cadere anche di rialzarsi. Ma questa è anche la storia, appunto, ritorno sempre a dire che è la storia di Ulisse. C'è un episodio in particolare, un paio di episodi, se ti vengono in mente, che emblemizzano un po', secondo te, quello che hai detto e che rendono l'essenza profonda di questo personaggio? Beh, ce ne sono tantissimi, ma guarda, questo saggio è stato scritto a quattro mani con Gianluca Marletta, che si è occupato più della parte prettamente maschile, virile dell'eroe, mentre io mi sono occupata più della parte femminile, ovviamente, della narrazione omerica. E quindi posso fare un riferimento a un episodio che mi ha divertito molto narrare, quello delle sirene. Che vengono demonizzate, no, da tutti i punti di vista, queste creature che ammaliano con questa voce miele. Tra l'altro il miele è un alimento di sapienza, quindi non ammaliano solo, ma danno delle nozioni di sapienza alle sirene. Bene, Ulisse cosa fa quando sa che sta per incontrare le sirene? Si fa legare all'albero maestro, ma non si mette la cera nelle orecchie. Perché questo? Perché deve conoscere. Ma attenzione, lui sa che può conoscere solamente qualcosa di quello che dicono le sirene, perché le sirene conoscono tutte le cose che sono avvenute nel passato, nel presente e nel futuro. Quindi è un eroe che approccia la conoscenza senza credersi Dio. E questo è un aspetto che l'uomo moderno sta perdendo anche con la questione del transumanesimo, se mi permetti. Mentre Ulisse cosa fa? Mantiene il suo aspetto completamente umano, cioè lui vuole migliorare se stesso,
mantenendo la sua umanità. Altro episodio emblematico per quello che sto dicendo è la sua permanenza all'isola di Ogygia con Calypso, che banalmente noi definiamo l'amante per eccellenza. Ebbene, Calypso gli offre l'ambrosia, la bevanda, il succo, il nettare, il cibo degli dèi, e Ulisse la rifiuta perché lui vuole vivere la sua leggenda tutta umana. Ed è questo straordinario, non vuole essere Dio, non pecca di iubris, così come stanno peccando gli uomini del mondo occidentale, decidendo di sterminare un popolo, decidendo di tecnologizzare il corpo umano e la mente umana, ed ecco che il peccato di iubris nel nostro mondo postmoderno è più che evidente. Ma poi ci sono anche tantissimi altri episodi straordinari in questa narrazione, ma meravigliosa. Io sono molto affezionata a quest'opera e so che lo sai anche tu, quindi abbiamo anche parlato, no, della meraviglia di quest'opera straordinaria. Gli episodi sono tantissimi, anche quello di lasciarsi andare. A un certo punto Ulisse non ha più forze per combattere, per sperare in questo ritorno a casa, e si abbandona alle acque, ai fluttui, come dire, si abbandona a quello che possiamo dire cristianamente la divina provvidenza. Ed ecco che arriva l'aiuto di Ino-Leucotea, un'altra di quelle straordinarie creature al femminile, che aiuterà Ulisse ancora una volta a riemergere dai flutti e a salvarsi. Ma perché? Perché se lo merita, perché accetta la sua avventura tutta umana, accetta il rischio, perché c'è anche un altro aspetto che gli uomini di questa postmodernità hanno perso: non hanno più coraggio, non si muore più per un'idea, non ci si mette più vigore nelle idee che si hanno, siamo affetti da un piattume incredibile, e questo si vede da più punti di vista, da più parti, si vede anche da come viviamo. Ulisse deve tornare a casa trasformato, quindi da semplice re di Itaca deve diventare un re Basileus, cioè un uomo che ha fatto un percorso interiore talmente forte, talmente duro, che non può che tornare migliorato dalla sua sposa. Questa voglia di essere migliori, lo cantava Battiato in una canzone straordinaria, e ti vengo a cercare, no? Emanciparci dall'incubo delle passioni, cercare l'uno al di sopra del bene e del male, e poi diceva migliorarsi, no? E quindi migliorare se stessi. È un aspetto che l'uomo contemporaneo ha perso, perché è tutto facile, è tutto smart, è tutto veloce. Noi siamo governati dalla divinità velocità, ed anche quindi, se vogliamo in qualche modo tentare un approccio più spirituale al nostro vivere, abbiamo subito lì subito pronto un corso impacchettato e infiocchettato dal guru d'eccellenza del momento, che in tre lezioni ci dona l'illuminazione. Quindi c'è anche questo aspetto: non c'è più fatica nel percorso individuale, nella ricerca individuale, nella conoscenza. Questo non vuol dire che non dobbiamo essere curiosi di leggere tutto quello che ci può fornire la cultura, ma poi dobbiamo anche metterlo in pratica, dobbiamo anche sperimentarlo su noi stessi. E Ulisse lo sperimenta col suo corpo. Tutto questo suo lavoro interiore per tornare a casa, in patria, che poi è la terra dei padri, vediamo anche con i giochi di parole quanto abbiamo perso di questi concetti, no? La patria, il mondo postmoderno sa ancora cos'è la patria, in questo continuo essere senza radici e non radicate. L'Odissea ci insegna proprio quella che è la nostalgia del ritorno, ce lo insegna l'Odissea. Noi l'abbiamo ancora questa nostalgia del ritorno, questo rispetto per la nostra patria, per i sassi, la terra che ci ha dato i natali. Anche questo è stato perso, è mischiato, siamo eradicati, non abbiamo più quello che possiamo definire una stella polare, un asse centrale che ci tiene ancorati appunto alla nave, all'albero maestro, e ci permette di conoscere senza perderci. Sì, questo indubbiamente. Peraltro trovo interessante anche il fatto che, interessante e emblematico, il fatto che opere, non solo l'Odissea, non solo i testi omerici, ma numerosi altri fungono da pilastro della nostra civiltà, siano sotto attacco, letteralmente. Già da tempo si leggevano sempre meno, solo alcuni passaggi,
particolarmente significativi, ma poi mai sul testo diretto, sempre qualcosa di parafrasato, riportato in altre, in prosa da altri autori. E adesso ultimamente si comincia a mettere in discussione il fatto che, diciamo, l'Odissea, come tanti altri, tante altre opere di valore commisurabile, non si sposi perfettamente con i canoni, diciamo, del politicamente corretto. È molto politicamente scorretta l'Odissea, non trovi? Io la trovo perfetta nel suo essere politicamente scorretta. Guarda, questo scempio viene fatto, ti ripeto, soprattutto nelle scuole, ma qual è la grande strategia che c'è dietro? L'attacco, no, a un'opera come l'Odissea, a tante altre opere sacre, è quella di ridurre i significati. Più riduco le parole, i sinonimi delle parole, più rendo la popolazione schiava. Più privo di senso delle cose che hanno un senso sublime, più rendo la gente ottusa e ignorante. Ora, nel nostro approccio con il mondo, una delle prime cose che facciamo, ma ce lo insegnano i miti, è dare nome alle cose e dare i nomi a tutte le sfumature di quelle cose. Dando questi nomi, noi conferiamo realtà e vigore alla nostra realtà. Più eliminiamo le parole, più attuiamo un esercizio di sottrazione sulle letture di queste opere, più le rendiamo non edibili, non so come dire, non sono più cibo per il nostro cuore, per la nostra anima e per il nostro spirito. Che questa operazione si faccia nelle scuole attraverso una banalizzazione costante, una sorta di numeralizzazione, di americanizzazione dei contenuti, per cui poi ci sono le prove a crocette sull'Odissea, che è una cosa incredibile, perché la cosa straordinaria di questi testi è anche il come uno impara a narrarli. Non scordiamoci che derivano da una oralità straordinaria e senza tempo, no? E quindi la narrazione, anche la capacità dei ragazzi di poter narrare queste opere, viene meno. Ebbene, cosa hanno distrutto? Hanno distrutto il fuoco sacro in questa maniera, o vogliono tentare di distruggere il fuoco sacro. Perché non scordiamoci che anche simbolicamente il fuoco cos'era? Era il centro della casa, da un punto di vista simbolico, il centro in cui si riuniva la famiglia e si narravano queste benedette storie straordinarie, che erano la guida per gli anziani, erano la guida per i bambini, erano la guida per le future generazioni. Attraverso quegli insegnamenti noi avevamo veramente le star, gli eroi, gli esempi da seguire. Adesso che esempi ci sono? Guarda, è molto interessante, sempre parlando del linguaggio, adesso parliamo di star e starlet, no? Le stelle, ok? E riferiamo questa grandezza a dei personaggi che di luminoso non hanno veramente nulla, e i ragazzi, ma anche i giovani adulti, seguono degli esempi che sono degli esempi gretti, senza spessore, appunto questa orizzontalità del vivere, questo tutto e subito, che nell'Odissea noi non troviamo, perché nell'Odissea c'è la forza, così come nell'Ilia, nell'Eneide, la forza della generazione, della trasmissione del genos, della sapienza che passa e passava da padre in figlio. Era una sorta di rituale di passaggio in cui la conoscenza veniva trasmessa per perpetuare una sapienza ancestrale. Perché dico questo e parlo di sapienza ancestrale? Perché è inamovibile, proprio come il letto nuziale di Ulisse e Penelope. Inamovibile, e tutto questo lo stiamo dimenticando. Sono anche storie di famiglie che si ritrovano nonostante le tempeste dell'esistenza. Cioè Ulisse, nonostante i suoi incontri al femminile, che sono incontri però che gli doneranno grande sapienza, perché le donne che lui incontra sono donne che lo aiutano nella sua evoluzione, nella conoscenza di sé, e nell'abbandonare tutti i suoi ego inferiori, sono donne appunto che gli danno questa conoscenza e che lo preparano a tornare in famiglia da Telemaco e da Penelope come un vero padre e un vero re e un vero sposo.
E questo è, ripeto sempre, ce lo siamo un po' scordato, anche l'importanza della famiglia, l'importanza degli antichi e degli anziani. Quanto sono importanti nell'Odissea gli anziani? Tantissimo, sono fondanti, no? Non vengono tanto descritti, ma c'è quel filo sottile che li rende sempre presenti. E cosa abbiamo fatto ai nostri anziani noi? Li abbiamo distrutti, li allontaniamo da casa se hanno bisogno di cure, li riteniamo stupidi, noiosi, sciocchi, e questo lo fanno anche i nipoti con i nonni, purtroppo, tante volte. Ed è qui che dico si è spezzata la linea generazionale, si è veramente spezzata, e non c'è più neanche il rispetto per gli antichi, per i sapienti, e questo ce lo possono solo che reinsegnare le storie sacre come l'Eneide, come l'Odissea, ma anche possiamo andare ad altre opere come la Bhagavad Gita, il Mahabharata, appunto, no? Insomma, ci sono cose che vanno al di là del tempo e dei luoghi, che ci rimandano sempre a un... Karl Jaspers parlava di età assiale, no? Quando c'era quel periodo in cui erano nati tutta una serie di personaggi, da Buddha, Socrate, nelle varie zone geografiche del mondo, e evidentemente c'era una circolazione di idee già all'epoca, già in quest'epoca arcaica, che ci sembra così lontana, eppure era molto feconda, che poi ha permesso a queste idee di fiorire un po' ovunque. Conclusione, ti chiederei, Valentina, cosa ti ha spinto a scrivere un'opera di questo genere? Beh, la mia grande passione per quest'opera è per un esempio di uomo come Ulisse, la ricerca simbolica di tutti i fatti attinenti a quest'opera straordinaria, e poi la follia, nel senso che sono convinta che parlare, riparlare, riproporre testi antichi sia assolutamente folle per il mondo postmoderno, ma assolutamente sano per noi che cerchiamo in qualche modo di riproporre questi testi per lasciare una traccia anche, no? Ricordarli e anche riviverli, perché a volte ci si sente proprio dei pesci fuor d'acqua in questa postmodernità, no? E quindi ricercare e ragionare su alcuni appigli luminosissimi che abbiamo come testi del genere ci fa stare meglio, almeno a me fa stare meglio. E poi la grande passione per un'opera del Mediterraneo così incredibile, e anche per tutte, appunto, come prima dicevo, per tutte queste donne straordinarie in cui io mi sono ritrovata tanto, e come anche altre donne che hanno letto il libro hanno detto, ma ognuno ha un po' tutto nelle sue fasi della vita, ogni donna è un po' Calipso, un po' Penelope, un po' Inoleucotea, a volte anche Sirena, e quindi ho voluto anche riabilitare questo femminile che è stato banalizzato in alcuni trattati, no, dell'Odissea. Invece è un femminile forte, è un femminile che aiuta l'eroe, perché l'eroe cade, bisogna cadere all'interno delle braccia del femminile, e se si cade con coscienza il femminile sostiene, e quindi anche questa era una cosa che mi ha spinto a farlo, ed anche perché ritengo che il maschile e il femminile debbano ritornare ad un dialogo luminoso, meraviglioso e di mutua collaborazione, e dell'importanza di ribadire sempre la femminilità per il femminile e una sana e rispettosa virilità per il maschile, cosa che nell'Odissea troviamo in maniera emblematica, direi. Perfetto, siamo in chiusura, vi ricordo che questo canale è demonetizzato, si regge unicamente sulle mie forze, vi invito pertanto a prendere in considerazione la possibilità di sostenerlo qualora riteniate che il mio lavoro lo meriti. Trovate in descrizione, in coda al filmato, tutte le informazioni necessarie per procedere in tal senso, assieme ai riferimenti per iscrivervi ai miei canali Telegram, Rumble e Odissea. Valentina, grazie ancora per averci parlato di questa storia che, come giustamente scrivi nel sottotitolo, è la storia di tutte le storie, sono perfettamente d'accordo. Ci diamo appuntamento per una prossima volta, se avrai piacere, e con questo auguro buona serata a tutti. Grazie mille Giacomo, grazie a tutte le persone che ci hanno seguito.